secondo me un regista d'opera è quello che deve ideare e deve poi coordinare il lavoro col suo team artistico, il suo team creativo e poi con i cantanti e con le masse corali e figuranti, eccetera. Deve creare uno spettacolo che comunichi comunque delle sensazioni, delle emozioni, far capire al pubblico il significato di un'opera. Allora, come ti chiami? Michele. Sono Boyd Owen. Mi chiamo Ksenia Titovchenko. Raffaele Pisani. Virginia Blanco. Alessio Verna. Erika Tanaka. Sarà il mio debutto come Malatesta, un dottore, è il dottore di Don Pasquale, e amico di Norina ed Ernesto, che sono gli altri due personaggi principali. Questo sarà il mio primo spettacolo in Italia. Il mio ruolo è Norina, un bellissimo personaggio perché lei è una donna molto avanzata per l'epoca. Lei si compara sempre agli uomini. Nell'aria che lei ha, lei è già circa un uomo che sta seducendo alle donne e lei dice: io posso anche fare questo, io faccio come gli uomini. Vogliamo mettere il segno qui tanto? Sì. Sì. Però io devo capire quanto è larga la donnona. Apriamo, mettiamo il segno. È la prima volta che canto qui. Ed è la prima volta che canto il Don Pasquale, un vecchietto di 70 anni che si fa un po' raggirare. Studiando l'opera con lo scenografo e costumista Davide Amadei abbiamo visto che aveva molti riferimenti col mondo moderno, perché i personaggi erano, diciamo, gli antesignani dei nostri comici della commedia all'italiana. È un lavoro divertente, collabora soprattutto col regista e con tutte le maestranze del teatro per progettare tutto ciò che è divisivo. Qui comandiamo le cose, ok? Però lavori su, che possano andare su e giù tutte le varie quinte, il cervello, tutto quanto. Questo qui è Bologna, vista dal balcone del teatro comunale. Ho il ruolo di Ernesto, che è il tenore, e per me è molto interessante perché è una tecnica che è molto molto alto, molto difficile. Veramente è un altro livello per me. È il mio debutto in quest'opera, un po' di ansia c'è. Qual è il tuo ruolo all'interno di Il mio ruolo è il dottor Malatesta. Com'è nata questa tua passione per la musica lirica? Ci sono stati artisti che ti hanno ispirato, cantanti? Quando avevo 8 anni sono andata a un concerto di canto lirico. La mia mamma mi ha detto che ero molto felice, molto appassionata, anch'io voglio diventare come questa persona. Qua sai, siamo in teatro, si fa teatro, a prescindere. Fuori, dentro le quinte. Buongiorno, scusate. Il mio ruolo è Norina, è una ragazza molto giovane, frizzante, brillante, quella che si scherza, quella che sa cosa fare, molto ricca in senso di comportamento sul palco e anche ricco come cantare tecnicamente. Quale consiglio daresti alle persone che vogliono intraprendere la tua strada? Non farlo! No. C'è molto sacrificio in questa professione, moltissimo. È bello e siamo fortunati di poter dedicare la nostra vita all'arte, ma in questi tempi che ci sono molti problemi dei governi e tutto, soprattutto la Spagna e anche Italia, sta diventando molto difficile. Delle volte il mio mestiere si sdoppia in due figure professionali. Mi piace in qualche modo dare una cifra stilistica che attenga completamente a tutta l'immagine visiva. Nel Don Pasquale ancora di più,
perché è uno spettacolo che con il regista Gianni Marras abbiamo pensato in stile cartoon. Gianni, quanto è? Non deve sparire ancora a Max, qui deve avanzare quel donnone che c'è dietro. Quindi per avere la misura del donnone. Scusa, abbiamo i pannelli del donnone, anche se non sono carrellati, almeno vediamo l'apertura. Siamo bombardati e siamo circondati da vari tipi di comunicazione, da quella televisiva, radiofonica, giornali, che all'epoca non esistevano. E quindi la fruizione è cambiata e anche la sensibilità del pubblico. Noi dobbiamo riuscire a far arrivare il significato dell'opera con un linguaggio che sia comprensibile per tutti. Ok, come si trova con questi giovani cantanti che sono tutti al loro debutto? Io devo dire che mi piace tantissimo lavorare con i giovani. Perché? Perché hanno quella freschezza, quella, diciamo, verginità su cui è facile plasmare. Ho lavorato con grandi artisti, questo Don Pasquale l'ho fatto 11 anni fa col grande Ruggero Raimondi e devo dire è stato un piacere lavorare con lui, ma anche lì c'è stata la difficoltà di portarlo verso una strada diversa a cui lui era abituato. Con i giovani il divertimento è più immediato, c'è una spontaneità che è impagabile. Lavorare con i giovani credo che sia la cosa migliore, anche perché poi loro saranno il futuro del teatro. La competenza dello scenografo e la competenza del regista si devono assolutamente intersecare. Il lavoro poi successivamente che devo fare naturalmente va fatto 3, 4, 5, 6 mesi in anticipo rispetto all'inizio delle prove, è quello di progettare precisamente, per esempio poi nei bozzetti che avevo preparato, nei bozzetti della scenografia e nei figurini dei costumi, disegnare precisamente le misure, i colori, le dimensioni, far comprendere a tutti coloro che dovranno dipingere, tagliare, costruire, cucire, per far capire a tutte le maestranze del teatro qual è lo stile dello spettacolo e che cosa è necessario preventivare anche come spese. Ultima domanda, una domanda difficile. Come vede la cultura musicale in Italia in questi tempi? Io credo che la cultura musicale in Italia sia viva, numerosa, sia veramente ricca. Il problema non è che manca la cultura, il problema è che non si riesce a rispettarla. Dobbiamo lavorare, soprattutto dobbiamo insegnare ai giovani che senza cultura non esiste una società. La cultura musicale fa parte poi di un discorso generale, chiaramente è la prima a pagarne le conseguenze in tempi di crisi soprattutto. Probabilmente ci sarebbe un bisogno più di meritocrazia in questo paese. Allora, secondo me la cosa che manca innanzitutto, che non viene passata più, è la disciplina. Io sono il più giovane del cast, sono dell'89, e manca nei giovani proprio la disciplina, come dice la mia insegnante. Per avere la testa tra le nuvole bisogna avere i piedi ben fermi a terra.